Sono Gabriella e in estate mi occupo di tutte le destinazioni extraeuropee. Oggi parleremo di una delle destinazioni che è uno dei paesi più piccoli al mondo, ma dove si vive in maniera molto felice, la Costa Rica. Il programma di estate in Costa Rica è un programma classic. Cosa significa? Lo studente sceglie di fare l'esperienza in questo paese e verrà richiesto di compilare un dossier personale. Sulla base di questo ci sarà la famiglia ospitante che sceglierà lo studente che vorrà ospitare. Le famiglie infatti sono tutte volontarie, lo fanno proprio per il loro spirito di accoglienza e per avere con loro uno studente con cui condividere la propria quotidianità. Una volta che l'ufficio avrà provveduto quindi all'abbinamento con la famiglia ospitante, si procederà poi con l'iscrizione presso la scuola superiore, che solitamente è la scuola superiore più vicina a dove risiede la famiglia ospitante. È possibile scegliere tra durate diverse per i programmi in Costa Rica. Abbiamo programmi brevi di 5 settimane, altrimenti trimestre, semestre e anno scolastico. In Costa Rica l'anno scolastico è differente rispetto a quello italiano, in quanto va da febbraio a dicembre. Pertanto chi sceglierà di fare il periodo breve di 5 settimane saranno durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, quindi vi permetteranno di usufruire di questo periodo di vacanze scolastiche italiano. Il trimestre invece va da luglio ad ottobre, il semestre potete scegliere quello che va da luglio a dicembre oppure da febbraio a giugno, mentre l'anno va da luglio a maggio. La giornata scolastica in Costa Rica possiamo dire che è un po' impegnativa ed è differente rispetto all'Italia, quindi per chi non è abituato a svegliarsi tanto presto dovrà abituarsi quando sarà in Costa Rica. Loro cominciano le lezioni alle 7 del mattino e poi la giornata va avanti fino al pomeriggio intorno più o meno alle 15-15:30, dove avrete una pausa breve a metà mattinata e la pausa pranzo. Tutte le attività extra, quindi che possono essere hobby, attività sportive, in Costa Rica vengono fatte al di fuori del contesto scolastico, un po' come succede qui in Italia. Molti di voi, ad ogni modo, in base ai propri interessi, decideranno cosa fare una volta lì e magari sarete disponibili anche a fare attività di volontariato. Tutti gli studenti che decidono di intraprendere questo percorso verranno accolti presso famiglie ospitanti, come abbiamo anticipato prima. Sono famiglie volontarie, che quindi decidono proprio di aprire le porte di casa propria per ospitare uno studente internazionale. Le famiglie ospitanti possono essere composte da diversi membri. Possiamo avere famiglie tradizionali, quindi intese con una coppia di genitori e figli, ma possono essere anche coppie senza figli, o molto spesso in Costa Rica, al contrario, è possibile trovarci in situazioni di famiglie allargate, perché magari i nonni vivono ancora con loro. Durante il vostro periodo all'estero avrete sempre supporto e assistenza. In loco direttamente voi ragazzi avrete il local coordinator, che è una figura molto importante che risiede nelle vicinanze della famiglia ospitante ed è sempre a disposizione per i propri studenti. Quindi in caso di consigli, aiuto, supporto dovrete sempre contattare questa persona. Vi potrete sentire telefonicamente, scrivere una mail o incontrarvi direttamente se è necessario. Oltre al supporto in loco da parte quindi di queste figure super importanti, avrete come riferimento sempre noi qui dell'ufficio o a Stadi. Ci potete contattare telefonicamente o via mail e vi ricordo anche che è sempre attiva una linea di emergenza 24 ore su 24. Una delle esperienze molto importanti che prevedono l'inizio del proprio percorso è sicuramente quella del Soft Landing Camp. Ma di cosa si tratta esattamente? Sono delle giornate di orientamento che nello specifico si avranno a San José, dove lo staff locale accoglierà tutti gli studenti, quindi non solo voi che arrivate dall'Italia, ma tutti gli studenti internazionali che hanno deciso di fare questo tipo di esperienza. Sono delle giornate molto importanti in cui vi daranno delle informazioni utili soprattutto su come affrontare i primi giorni e quali possono essere le differenze culturali o i primi ostacoli nel rapporto con la famiglia ospitante o all'interno della scuola. Oltre a questi momenti ci saranno anche delle visite della città e sono sicuramente dei momenti importanti di condivisione con gli altri studenti. Ma la domanda fondamentale adesso è come diventare un exchange student. Sicuramente dovrete mettervi in contatto con noi di Astadi, saremo felici di aiutarvi, di darvi tutte le informazioni utili.
Per coloro che sono già sicuri della propria scelta, vi consigliamo di prenotare subito il colloquio di selezione per poter proseguire con il vostro iter. Altrimenti saremo felici di parlarvi e di aiutarvi. Potete seguire uno dei nostri webinar informativi o incontrarci durante i nostri incontri in presenza. Il nostro ufficio a Stadi è a Milano, oppure avremo anche degli incontri in giro per l'Italia dove potrete venire a conoscerci. Grazie a tutti per l'attenzione e vi aspettiamo nella crew di Stadi.